Dai, dai, Mia, passami la palla. Dai, ce l'hai sempre tu, forza! Giulia, un attimo, stavamo passando, dai, su, non perdere tempo, su. Se non sapete giocare a calcio, non è colpa mia. Julian, tranquillizzati. Oh, Sara, bel passaggio! Grazie, Mia, ora la passo a te, Julian. Grande! Arriva, Mia, arriva! Oh, aia! Oh, scusami, non volevo fare apposta, ma ti ho avvisato, cioè, scusa. Ragazzi, tutto bene qua? Oh, Brigitta, sì, tutto bene, tutto a posto, tutto normalissimo. Stavamo giocando a calcio, tutto benissimo, sì. Mia, stai bene? Dai, alzati, se ti vedi ancora lì dopo pensa che sono stato io. Ma Giulia, mi hai tirato una pallonata. Beh, comunque, Mia, se non stai bene, vieni su. Io vado un attimo su a riposare, proprio 10 minuti perché non sto molto bene. Oh, Brigitta, vuoi che ti venga a aiutare? Oh, molto carino, Sara, se vuoi, certo. Hai sentito? Brigitta non sta bene. Sì, ma tu sai cosa vuol dire questo, Mia? Lo sai, vero? Cioè? Possiamo fare quello che vogliamo! Io diventerò l'educatore di oggi, il maestro per tutti voi. E quindi sarà il giorno più bello della nostra vita. Potremo fare tutto quello che vorremo. Wow! E tutti sotto il mio comando. Ma Julian! Sì. Adesso riunione di gruppo. Forza, dai! Ragazzi, ci siete tutti? Credo di sì. Oh, Sara, non immaginerai mai quello che ha escogitato Julian. Un'altra delle sue. Ragazzi, allora, Brigitta è di sopra perché non sta bene, quindi oggi abbiamo tutto il nostro spazio per noi, possiamo fare quello che vogliamo, sarà il giorno più bello della nostra vita e io sarò il maestro per oggi. Tu, Julian! Sì, certo, io qual è il problema? Sono Julian Vogel, posso fare tutto. Quindi, ora scatenatevi, possiamo giocare. Fare quello che vogliamo, ok? Io vado nell'aula sport da solo, ok? Io vado nell'aula sport da solo, quindi nessuno mi deve seguire, nessuno. L'aula sport è tutta mia. Ma Yula, non ci puoi andare da solo, l'ultima volta sei caduto. L'ultima volta è stata. Non c'è stata neanche una caduta vera, insomma, dai, su. Forza, fate quello che volete, non disturbatemi. Io vado nell'aula sport. Ciao, ciao! Ma Julian! Vabbè, noi giochiamo intanto. Poi se vogliamo venire, veniamo. Beh, no, ci sono io nell'aula sport, ok? Dai, su, abbiamo tutto il tempo a disposizione. Fate quello che volete, no? Va bene, ok, vedremo. Ma pensa a te, il lavoro più bello del mondo. Fare il maestro e posso comandare quello che voglio. Fare quello che voglio. Che sogno. Julian! Oh, cosa c'è? Sono appena venuto di qua. Julian, stanno litigando, devi andare. Oh, ragazzi, ma sono qua da neanche un minuto. Julian, sei il maestro. Brigitta avrebbe fatto così, no? Stanno litigando, devi andare a calmarli e a risolvere la situazione. Brigitta lo fa. Oh, non ci credo, non ci credo, non ci credo. Oh, neanche un minuto di tranquillità. Ah, fammi vedere questa situazione. Cosa c'è qui? È mio, lascialo, l'ho preso prima io, dai. No, l'ho preso prima io e poi io lo voglio, quindi lo voglio io. Ragazzi, possiamo calmarci un attimo? Qual è il problema? Non potete fare un minuto a testa? Certo che no, è mio, l'ho preso per primo! Non è vero! Va bene, ragazzi, ok, allora ho trovato questo innaffiatoio, bellissimo! Tu potresti giocare con questo, cosa ne dici? No, no, io voglio questo! Forse non hai capito, Julian? Ridammelo, è mio, l'ho preso per prima, ti ho detto! Non è vero! Oh mio Dio, non ci posso credere. Cosa posso fare adesso? Ok, va bene, ho trovato una soluzione, ragazzi. Questo lo prendo io, datemelo un attimo. Ma no, datemelo un attimo. Ok, ci giocherò io per un po'. Così voi vi tranquillizzate, nessuno ci gioca. Ho visto fare anche a Brigitta questo, quindi di sicuro è una cosa che va bene.
Benissimo, lite risolta. Tranquillizzatevi ora e lasciatemi stare per almeno 5 minuti, grazie. Ma non è giusto, Julia non lo sa fare il maestro, Brigitta non avrebbe fatto così. No, io voglio tornare a Brigitta. Avete visto, ragazze? Me la sono cavata egregiamente. Perché io sono Julian Vogel e quindi faccio tutto quanto con tranquillità. Ah, non va assolutamente bene. Ma vabbè. Wow! Julian, noi abbiamo fame, Julian! Oh no, non ci posso credere, ragazzi. Sono tornato qua da un secondo e già mi venite a chiamare? Julian, abbiamo fame, Brigitta di solito ci cucina, lo sai. Oh mio Dio, non so. Sto cambiando idea. Che stress! Oh, cosa cucino adesso? Non so neanche cucinare. Mi si fa smettere l'acqua? Oppure... ma cosa sono quelle? Ah, sono i sandwich di ieri, sì. Beh, di sicuro saranno ancora buoni, hanno un bellissimo aspetto. Forse ci devo mettere un po' di acqua. Un'assassina speciale, sì, un po' d'acqua, forse va bene. Perfetto, siamo a posto anche col cibo. Julian, hai trovato qualcosa da mangiare? Sì, certo, ho trovato i sandwich di ieri qui. Di ieri? Sì, di ieri, ma sono ancora buoni, ho messo una salsina nuova. Julian, ma sono di ieri, non vanno bene. Brigitta non ce li avrebbe dati. Oh, sì che invece vanno benissimo, guardate, sono stupendi. Hanno anche un buon profumo, quindi forza. Ragazzi, ecco qua, possiamo mangiare. Sono i sandwich che ho trovato, quindi mi raccomando, mangiate. Ma sono i sandwich di ieri! Sì, ma una salsina nuova, ho messo un po' di acqua, così vedrai, sono buonissimi, hanno anche un buon profumo, quindi mangiate se avete fame, se no non avete fame. Julian, ma non si può! Ragazzi, avete fame? Mangiate, se no state a digiuno! Qual è il problema? Ma... oh, questo lavoro mi sta stressando tantissimo, non credevo fosse così stressante. Oddio, non ci posso credere. Beh, a questo punto hanno mangiato, stanno facendo il sonnellino, io torno di là a giocare. Finalmente un po' di quiete forse. Oh, bambini, ma cos'è successo? Oh, mal di pancia, ma viene da vomitare. Julian ci ha dato da mangiare i sandwich di ieri scaduti. Che cosa? Julian Vogel, vieni subito qua. Ho sentito chiamare il mio nome, mi sembrava Brigitta. Oh, è tornata forse? Eccomi Brigitta, sono qui. Eccomi, ma... ragazzi, cosa è successo? Julian Vogel, hai dato da mangiare i sandwich di ieri? Ma erano scaduti! Non si fa! Brigitta, io non sapevo cosa dare da mangiare, avevano tutti fame, non trovavo niente, non so cucinare. Julian Vogel, sono stata via 7 minuti e ritrovo questo casino, non è possibile, Julian! Così... oh, un'altra cosa da Julian...